un appuntamento che aspettavo da molto tempo, perché di questo appuntamento se ne parla. Per me è un fatto nuovo, vorrei dire, è un fatto anche spettacolare vedere che la fede, la nostra fede, si esprime in questa maniera. Ho scoperto tre cose questa mattina. La prima è una conferma, c'è tutta San Severo. Ed è vero. Pensavo che ai tempi di Gesù c'era tutta la folla nella Domenica delle Palme, ricordate quando osannavano a Gesù, osanna il figlio di Davide, trionfalmente, perché era un potente, entrava a Gerusalemme come un re. Poi, magicamente, nel momento della passione, sono tutti scomparsi. Questa mattina qui noto una sorta di aspetto diverso, in controtendenza rispetto al Vangelo. Nel momento della passione c'è tutta San Severo. Perché? Mentre aspettavo anch'io l'incontro che ho visto, mi sono dato una risposta. Ci si ferma nel momento del dolore. Quando si scopre che questo dolore ci appartiene, riguarda me. Cerco di spiegarmi meglio. Sapete, il dolore è il momento in cui uno è sottoposto al vaglio: o scappa dal dolore, o rifiuta il dolore, o si nasconde. Ma quando si capisce che qualcuno sta condividendo la mia situazione, allora siamo smontati, allora non possiamo resistere. Bene, vi domando, apparentemente dolore di Gesù in questo momento, apparentemente dolore di Maria in questo momento, ma ne siamo proprio sicuri? Voglio farvi riflettere su un aspetto che mi sembra decisivo. Ho sentito raccontare da un sacerdote che era in ospedale giorni fa, in dettaglio, questo momento. E lui mi ha detto: la croce, seguitemi per favore, la croce divide l'incontro. Posso darvi un'altra interpretazione? La do io che vengo da fuori, la do con la mia piccola fede, ma ve la do. A mio avviso, in questo momento la croce non divide l'incontro tra Gesù e Maria, perché Maria e Gesù si danno appuntamento correndo proprio alla croce. E sapete perché? Perché quella croce è la nostra. E non è uno scherzo, eh? Non è uno scherzo. Quella croce è la nostra e ha molti nomi. Molti nomi. Lo sappiamo. Ognuno è segnato da situazioni a volte difficili. Però sappiamo di non essere indifferenti agli occhi di Dio. Loro corrono verso di noi, al centro non c'è una diga che si è alzata, al centro ci sono io con la mia storia, ci sei tu con la tua storia. Vedete, sulla croce non c'è nessuno, né da un lato né dall'altro. Perché? Perché lì il Signore aspetta noi. Nei momenti di difficoltà, nei momenti di difficoltà il Signore non ci abbandona mai, anche se abbiamo questa impressione. Una seconda cosa ho imparato questa mattina, che abbiamo sintonizzato tutti le lancette dell'orologio allo stesso orario e siamo caduti volentieri dal letto perché c'era qualcosa che ci muoveva. Sentivo anche dei ragazzi prima di salire, degli adolescenti che un po' con entusiasmo sapevano di darsi appuntamento qui, come si fa alla sera quando si esce per divertirsi un po'. Io credo che molte cose dipendano da quando ci alziamo
e da come ci alziamo. C'è un detto che tutti ricordiamo, secondo il quale la mattina ha l'oro in bocca, o sbaglio, ma questo oro che la mattina ha in bocca è capace di metterci in piedi, di far mettere in piedi più prima del corpo la volontà, il cuore. Ecco, io credo che questa mattina noi dovremmo farci questa domanda: perché mi alzo la mattina e come mi alzo da brontolone, da uno che tira la vita come un asino, oppure con entusiasmo, capendo che ogni giorno è un dono di Dio? C'era un proverbio napoletano che diceva che non si vive per qualcosa, ma si vive per qualcuno. La domanda che ti faccio questa mattina è questa: tu per chi vivi? Io credo che se rispondessimo ogni mattina a questa domanda, la nostra giornata cambierebbe da così a così. Vivere per qualcuno e non per qualcosa. La terza cosa che ho imparato questa mattina, la più bella, quella che un po' caratterizza anche questo momento a San Severo rispetto forse ad altre manifestazioni che avvengono in tutto il mondo, è la corsa. La corsa. Sì, voi sapete che si corre per disperazione e lì uno non vede nient'altro se non le cose che ha dentro di sé. Sapete che si corre, ahimè, anche per carriera, per profitto. Questa corsa è la corsa dell'amore e si corre per amore solo quando si ha il desiderio di incontrare l'altro, di incontrarlo. E allora, cari amici, io vorrei che da questa giornata scaturisse per noi la voglia di correre. A volte siamo troppo flemmatici, lenti, abbiamo delle posture che sanno di resa, e invece la corsa è già Pasqua, la corsa è già vittoria, la corsa è entusiasmo. Abbiamo bisogno di persone che vivano di questo entusiasmo, e Maria ce ne dà una prova. Anche Gesù, paradossalmente legato alla colonna, lui corre, perché l'amore, anche quando è legato, corre ugualmente. Termino con un riferimento. Stavo leggendo in questi giorni un libro, Il Gesù di tutti, di Vittorio Andreoni. Vi anticipo che questo autore, nonostante abbia scritto un libro di 400 pagine su Gesù, è un non credente, e lui a un certo punto mi ha folgorato con una espressione: io non credo perché mi manca l'esperienza di Dio. Mi ha fatto preoccupare questa frase. Per me, ho detto, la mia esperienza di Dio qual è? La vostra qual è? E allora termino con un testo autorevole di una grande santa che non ha bisogno di commenti né di presentazioni, ed è Madre Teresa di Calcutta, la quale ha fatto l'esperienza di Dio e ci dice come. Vi affido questo testo, che potete trovare anche in internet, è facile, è famoso anche, ma ve lo leggo perché ci fa capire un po' come dovremmo tornare a casa oggi. Lei, Madre Teresa, risponde a una domanda: chi è Gesù per me? E quella risposta: Gesù è il Verbo fatto uomo. Gesù è il pane della vita. Gesù è la vittima offerta per i nostri peccati sulla croce. Gesù è il sacrificio offerto per i miei e per i peccati del mondo. Gesù è la vita, la luce, l'amore. Gesù è l'affamato che deve essere nutrito. Gesù è l'assetato che deve essere dissetato. Gesù è l'uomo nudo che deve essere rivestito. Gesù è il malato che deve essere sanato. Gesù è l'uomo solo che deve essere consolato. Gesù è il non voluto. Gesù è il mendicante.
che deve essere gratificato con un sorriso. Gesù è l'ubriaco che bisogna ascoltare. Gesù è il malato di mente che bisogna proteggere. Gesù è il piccolo che bisogna abbracciare. Gesù è il cieco che bisogna guidare. Gesù è il drogato che bisogna aiutare. Gesù è la prostituta da sottrarre al pericolo e da sostenere. Gesù è il vecchio che deve essere servito. Vi lascio con questa domanda: chi è per te Gesù oggi? Non rimandiamo la risposta, altrimenti questo incontro, il cui appuntamento è sulla croce ed è un incontro voluto, fatto per amore, rischia di diventare un incontro vuoto, senza efficacia per noi. E ora vorrei pregare non solo per tutta la città di San Severo, vorrei pregare per tutti gli ammalati che non sono potuti venire qui questa mattina perché impediti dalla sofferenza, vorrei pregare forse anche per tutti quelli che hanno scelto di non venire. La nostra preghiera, per favore, abbracci tutti. E allora, con fede, diciamo insieme: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Santa Pasqua. Thank you.
benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Maria, Vergine addolorata,